Salve a tutti ragazzi, io sono John Shagon e benvenuti a questo nuovissimo video qui sul mio canale. Oggi siamo sempre qui con Union Cross Kingdom Hearts. Allora, oggi è il 6 novembre 2017, è lunedì e come ogni lunedì sono arrivati i nuovi eventi. Notasis. Allora, partiamo con ordine. Partiamo da Assault Dragon Daily Raid Event. Ok, ho sbagliato ovviamente. Ok. Perfetto, allora il periodo è da oggi, dalle 12 a.m. di oggi, ovviamente Pacific Time, fino alla mezzanotte del 12 novembre, sempre Pacific Time, oppure dalle 8 di oggi fino alle 8 del 13 novembre, UTC però, l'orario. Allora, ogni giorno ci sarà un Assault Dragon Red Boss, che apparirà solo ed esclusivamente per un'ora. Gli orari sono, come potete vedere qui, 12 p.m. PT, 20 UTC, cioè dalle 12 alle 7 PT e dalle 20 alle 3 UTC. Non so perché l'abbiamo messi sfalsati qui, ok? Quindi nel Pacific Time è mezzogiorno da loro, che sarebbe mezzanotte, a noi sarà. Cioè, fate voi i calcoli, siamo 9 ore indietro, se non sbaglio. No, loro sono 9 ore indietro rispetto a noi, quindi fate un attimo i vostri calcoli. Poi, allora, ci sarà 7 event boards che possiamo sbloccare ogni giorno dell'evento, dove ci darà 2 Trickmaster Medal, che la Trickmaster è una medaglia, penso sia tier 4, ma qui non ci dà molte informazioni. Magari lo cercherò dopo e vi dirò cosa fa. E One Boost Trickmaster Medal. Ovviamente ricordo che il Boost Trickmaster dà 1000 strength in più di base. Perfetto. Allora, i coin sono ogni 5 livelli del boss. Allora, il Red Boss, i livelli del boss si resettano ogni giorno in orario PT, come potete leggere tra parentesi. Dopo il livello 50 non prenderemo più gli event coins. Poi la event board rimarrà aperta altri 30 minuti dopo l'ora di chiusura. Questo per prendere i premi magari. Event coins will carry over between days, ok, non saranno più utilizzabili per gli altri eventi. Poi, in base ai giorni, potremo avere delle cose in più dagli Event Board Reward, come possiamo vedere, Chip 6 novembre, Dale G Seed, Chip Dale Seed e Magic Mirror, in ordine di data, quindi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, che è tutta la settimana praticamente. Perfetto, per maggiori informazioni andate sempre a seguire il loro canale Twitter che... Nell'evento di Halloween ci ha fatto veramente comodo essere in tanti per prendere i fantasmi qui. Poi, prossimo evento, ragazzi: Powerful Bosses in Union Cross. Allora, dura da oggi fino al 12, quindi tutta la settimana. Gli orari sono assolutamente identici a quelli scorsi. Team up with party members to defeat these powerful bosses. Challenge even strong bosses during the challenge. Boss time. Quindi, allora ragazzi, io ho sentito, mi è stato detto da alcuni amici che ci giocano, che hanno provato l'Union Cross, che sono veramente forti, davvero forti, quindi Powerful Bosses non è a caso, Expert questa volta non è a caso, sono davvero forti, quindi vi consiglio di andare con il vostro party o comunque sia con un party strong. Vediamo un attimo cosa danno. Ci danno gli attribute. Ah no, questi sono gli attribute dei boss, scusatemi. Che sono Power, Speed, Magic, Magic. In base ai giorni li vedete scritti qui sulla tabella, inutile vi dico giorno per giorno perché sapete leggere. Poi, crossboard sono Magic Broom Set, Magic Mirror Set 1, 2 e 3. E comunque si dice anche che completandoli otterremo anche dei jewels che non fanno mai schifo e altri great rewards.
The challenge in most times will occur and last for 20, per 30 minuti praticamente ogni giorno. Se sconfiggiamo i boss durante questo largo di tempo, riceveremo tanti cross coins rispetto al normale. Sono veramente tanti. Io ho provato lo scorso evento di un cross, per sbaglio ero ancora sveglio verso le 3 di mattina e effettivamente ne dava molti, ma molti di più. E questi orari vanno dalle 7 alle 7 e mezza PT, dalle 3 alle 3:29 UTC, dalle 11 e mezza PT e dalle 7 alle 7 e mezza UTC. Quindi fatevi i vostri calcoli, tanto gli orari, ragazzi, sono sempre quelli, intendo degli altri eventi, quindi se sapete. È sempre gli stessi orari da noi. Il bonus time c'è uguale, è uguale, cambia niente. During this ok, ti dice questa cosa. Poi vabbè, ci dice le solite cose: primary object, time object, limited time, random undecided. E per saperne di più su questo Union Cross, appunto, about Union Cross quests. Perfetto, ho sbagliato, al solito mio. Torniamo su Notices. Weekly Gem Quest. Questa è la solita Gem Quest della settimana. Questa volta è Power Gem, ricominciamo. E il periodo va appunto tutta la settimana. Soliti orari, potete ricevere la Power Gem se completate le quest. Io l'ho fatto, ragazzi, HRX, non c'è nessun tipo di problema con questa. Gli altri, se ce la facevano con quelle precedenti, sicuramente ce la faranno anche su questa. Comunque, se sembra una questione di strategia, a volte forse voluta. Bene. Art Tweet VIP Quest, parte 2, che sarebbe la scorsa, sempre questa medaglia, ragazzi, per chi la volesse andare a guildare. Cioè, mi pare che c'era anche la scorsa settimana quando hanno introdotto CarryX. Comunque sia, c'è Art the World Ends With You, che è la medaglia 14.400 jewels. Scusatemi, sempre VIP quest. La medaglia è questa con l'artwork Power Bright tier 6, costa 0, target all, restore 7 gauges and curse status element per un turno, poi aumenta tutti gli attributi di un tier per un turno, sempre diminuisce tutte le difese degli attributi per un turno e affixa un amount of damage, ok, praticamente fa un danno fisso. Poi, due power, speed e magic gems nel VIP quest questa settimana, molto utile per chi volesse andare a migliorare Keyblade. VIP Magic Mirror Quest, la solita quest dei Magic Mirror, andate a farmarli se avete intenzione di comprare VIP Quest e Zero AP Campaign. Questo che significa che qualsiasi quest noi volessimo andare a fare questa settimana costerà tutto zero. Quindi, per esempio, io vado sulla storia, vedete 0 AP. 0 AP dappertutto, ragazzi, c'è 0 AP anche negli eventi, per chi non si fidasse, uomini di poca fede, begin 0 AP. Quindi ottimo per chi volesse andare a farmare negli eventi, che ne so, oggi c'è l'Olympia Materials Daily Seed Medal Challenge Adamantite Ore, e appunto per chi volesse farmare, tanto sta passando un aereo interessante. E niente, ragazzi, come potete vedere, sono riuscito a raggiungere il livello 300, ne ho dato parecchio, ma manco tanto con il raid boss di ieri, nel weekend. E quindi, niente, ragazzi, c'è ancora Carry X per chi volesse ancora tentare di prenderla. Buona fortuna a tutti per chi ancora non c'è riuscito e vuole tentare con gli ultimi pull. E credo che per questo video aggiornamento sia tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti ragazzi.